A narrarci di Matilde sono molte fonti del secondo millennio e numerosissimi ritratti di epoche posteriori testimoniano una fama mai spenta nei secoli. Ma è Donizone, un monaco di Canossa suo contemporaneo, ad avere lasciato un appassionato manoscritto biografico, il Vita Matildis. Matilde, luce splendente, ardente nel cuore devoto, contro i due avversari della croce di Cristo, le armi, il fermo volere, i vassalli e le proprie ricchezze, spinse, sollevò e profuse, combattendo dure battaglie. Se io dovessi narrare ad una tutte le imprese di questa signora, i miei versi sarebbero tanti quante sono le stelle nel cielo. Questa è la storia di una dinastia che è diventata potentissima perché con Bonifacio diventarono padroni della Toscana, fino vicino a Roma, buona parte dell'Umbria, Vallombrosa, fin verso Giulianova, a nord una parte di Brescia, una parte di Verona, Ferrara, una parte del Bolognese, Parma, una parte di Cremona fino a Piadena. Quindi furono dei grandi padroni che a un certo punto facevano paura. La vita che Matilde ha fatto, già tutti allora facevano una vita pesantissima, quella di Matilde è stata la vita di un uomo, perché allora i mezzi di trasporto erano il cavallo, il mulo o un carretto a due ruote. Però lei è andata, ha letteralmente percorso l'Italia fino a Roma e anche più giù, perché ci sono dei documenti, è andata anche nel meridione fino alla Germania. Matilde, gran contessa di Canossa, stabilisce da subito un'alleanza solida con il Papa Gregorio VII. Un patto sostenuto dalla fede profonda di Matilde nei disegni divini. Ella adora il Verbo Supremo per cui tutto è stato creato. Odia i vizi, sa esaltare la virtù, altera con chi si esalta. Si comporta da mite coi miti, è dolce coi buoni, ma sa atterrire i malvagi. Quello che è mancata ai Canossa e a Matilde in particolare è proprio il figlio maschio. Io sono convinto che con un figlio maschio dei Canossa, di Matilde, la storia italiana sarebbe stata diversa, perché in quel momento lei aveva un potere, un dominio che andava, come ho detto, che aveva gran parte dell'Italia centro-settentrionale. E significava avere un nucleo su cui poter costruire un domani uno Stato nazionale. Matilde si spegne a Bondeno di Roncore il 24 luglio 1115. A 69 anni. Sepolta per 5 secoli nel monastero di San Benedetto in Polirone, la salma di Matilde di Canossa è traslata a Roma nel 1632, dove tuttora giace nella Basilica di San Pietro, in un sarcofago monumentale progettato e in parte eseguito dal Bernini. Con la tua scomparsa, Matilde, ogni onesto costume viene meno. Cercherà il vassallo di salire più in alto del suo antico signore. Il chierico già sta deviando dall'antico cammino. Il ricco si mangia il denaro che il povero aveva in uso.
si formano per tutto il mondo le sette più disparate.